Erist 31, individuate tipo velivolo? PWA 517, volete segnalare un UFO? Passo. Negativo, nessun rapporto. Buonasera e bentornati nel nostro canale, miei cari amici e amiche. Allora, voglio dirvi una cosa. Sto registrando con il mio nuovo smartphone, il mio nuovo telefono, il mio Samsung S23 Ultra. Perché sì, dovevo comprarmelo un altro telefono, perché questo qui, il mio vecchio Samsung S9 Plus, che ne abbiamo fatte guerre, purtroppo mi stava incominciando a dare molti problemi, quindi ho fatto questa spesa e mi sono comprato, sì, mi sono tolto sto molare, ho detto me lo compro, non mi interessa. Ok, dai, spero che mi vediate meglio, fatemelo sapere, ok? Allora, ragazzi e ragazze, ho preparato un'altra mega raccolta di nuovi avvistamenti. Ovviamente sempre in giro nel mondo. Ok, siamo pronti? Siete pronti? Non ci resta che partire subito con il primo filmato di stasera. E vai! Allora, partiamo con il primo filmato. Guardate un po' questo passeggero cosa filma dal finestrino del suo aereo. Beh, del suo. Da dove sta viaggiando questa persona? Nota quell'oggetto scuro in lontananza e incomincia a filmare, perché vede una cosa strana. Non è un aereo, ovviamente. Si nota. Adesso andremo in zoom fra poco e vi farò vedere a pieno schermo l'oggetto in questione. Sembra... A mio parere sembra una nuvola che cammina, strana, molto strana. Sembra una nuvola, però non lo so. Può darsi che sarà davvero un oggetto solido, metallico, che si muove in sincro con l'aereo. Però, ma andiamo in zoom, dai, vediamo un po' in zoom. Ecco qua, guardate un po'. Ditemi voi stessi cosa può essere quel... oggetto. Sembra a forma di U, non mi sbaglio. Sembra non lo so. Ditemi cosa ne pensate, raga. Mi raccomando, di questi filmati. Aiutatemi, vi prego, perché sono talmente invaso da video che sto davvero, non riesco più a stare dietro a tutti voi, credetemi. È strano come oggetto, non lo so, non sembra un oggetto... Ovviamente, raga, non è che tutto quello che vediamo è tutto extraterrestre, per l'amor di Dio, non, assolutamente no. Sono oggetti non identificati. Ok, andiamo in Russia, stiamo con i piedi per terra ora. Guardate un po' questo ragazzo cosa filma. Guardate. Eccolo lì, guardate. C'è quella sfera luminosa che si nasconde dietro le nuvole ed esce. Sembra scherzare con noi. Scherzano con noi. Cioè, sicuramente sanno che noi li stiamo osservando. Voi che dite? Vabbè, dai, andiamo avanti, andiamo nel cielo. Su un aereo, volevo dire, scusate. Siamo sull'Asia, in pratica, sempre 2023. E guardate un po' quest'altra persona cosa filma dal finestrino dell'aereo. Ci sono quei puntini, quella strana formazione in lontananza, vede quello strano, ovviamente filma, raga, ma sicuramente a stare lì a vedere ad occhio nudo è molto diverso. Eccolo lì, guardate. Ora non credo che sarà una casa nel cielo, almeno su questo penso che siete d'accordo, no? E guardate, avete visto? È molto lontano, molto molto lontano l'oggetto in questione. Anzi, gli oggetti ne sembrano tre, però quando ne sono tre... Allora, torniamo con i piedi per terra, andiamo in Canada. Occhio, questo cosa filma?
guardate là. Guardate questi oggetti, raga, questi sono i classici UFO, oggetti volanti non identificati. A volte nei commenti c'è qualcuno che mi ha scritto anche: ma tu vedi un puntino, per te è un alieno. Ma chi l'ha detto? Che io non dico mai che sono alieni. Magari sarà, chissà, roba nostra, sarà qualcosa di strano nostro, buttato lì nel cielo. E noi, quando noi vediamo adesso, come stiamo osservando adesso il video, è un oggetto non identificato. Tu capisci che cos'è? Tu che rispondi che ci sono questi qui che ti fanno veramente, ti rispondono sempre: ma non è niente, ma dammi una spiegazione logica tu allora, se tu vedi questa cosa qui nel cielo, ok? Molto in alto, allora dammi tu una spiegazione. Dimmi che cos'è. Non lo sai che cos'è, perché non riesci a capire cos'è quell'oggetto. Vabbè, andiamo avanti, ritorniamo sull'aereo. Su un altro aereo, beh, sono tutti filmati diversi ovviamente. Qui, vabbè, non sono riuscito a trovare questo aereo dove stavo volando. Guardate un po', questo cosa filma dal finestrino. Ma voi dovete vedere quell'oggetto come va veloce. Ma poi guardate questi qua come sono bravi, a seguire col telefono. Ma poi dico io, ma sto telefono lo appiccicano proprio al vetro dell'aereo. Io non riesco a capire. Guardate, guardate, raga, guardate come va veloce quell'oggetto. Andiamo un po' più in zoom. Occhio, occhio, eccolo lì, guardate. Che cos'è? Un aereo? Assolutamente non lo è, nemmeno un drone, perché va ad una velocità incredibile. Poi è bello grande come oggetto, almeno dalle immagini, da quello che vediamo. Poi non mi dire palloncino, no, per favore, non mi. Avete visto come va veloce, raga? Vanno velocissimi questi oggetti. Vabbè, ritorniamo per terra. Andiamo in Messico 2023, ovviamente. Guardate qua, quest'altra persona cosa filma. Occhio, raga. Guardate là. Uno e due, sono due oggetti molto in alto. E sopra sembra c'è il mare sotto, no? Quindi stiamo parlando di alcuni oggetti che sono in mare aperto. Se erano un po' più in basso, potevo pensare che erano una nave, che non so, qualche nave da crociera, qualcosa del genere. Ecco, rivediamo un po' con un filtro per farvi vedere un po', per farvi vedere i due oggetti un po' più meglio. Guardate, eccoli lì, guardate. Sono due bei oggetti solidi a quanto pare, fermi lì, in mezzo al mare. Ma. Purtroppo, raga, quando sono molto lontani, più zoomiamo e più roviniamo le immagini. Vabbè, ritorniamo su un aereo. Andiamo su un aereo che sta andando in Islanda. Occhio, guardate, guardate là. Ora non credo che qualcuno sta in mezzo alle montagne, in mezzo al ghiaccio lì, con un telecomando lì a terra, sta facendo volare il suo drone. Penso che siete d'accordo con me, no? Su questo. Poi, se vogliamo essere sadici, c'è qualcosa che vogliamo, che ne so, cosa vogliamo inventarci? Ecco qua, vi faccio vedere a pieno schermo, guardate. Guardate un po'. Pure io lo vorrei. Voi sicuramente direte: ma sono sempre lontano, sempre sfocato. Pure io, raga, lo voglio vedere da vicino. Ma purtroppo non si fanno vedere da vicino. Ma voi credete che sono scemi quelli? Loro sanno tutto, sanno che la nostra tecnologia, quello che abbiamo. Allora, siamo in Italia. Occhio, guardate un po' questo. Ragazza, mi sembra, sì, mi sembra una ragazza che ha fatto questo video. Lo ha postato anche sul suo profilo e ha avuto un dibattito enorme. C'è stato un dibattito incredibile su questo filmato. Guardate là! Ma voi lo vedete?
andiamo a pieno schermo, guardate, eccolo lì. Avete visto l'altezza di questi oggetti, raga? Sono molto molto in alto, eh? Non è che vanno a bassa quota, ok? Cioè, stanno belli in alto. Sembra metallico, vero? Vabbè, dai, andiamo avanti, ritorniamo su un altro aereo. Questo aereo sta andando in Canada, sì. E guardate qui, guardate questo oggetto. Questa sembra veramente, non lo so, non so definirlo questo qui, non so cosa dire a riguardo, credetemi, perché è strano come oggetto, però è molto strano vederlo lì, non dovrebbe stare lì. Una cosa del genere. Guardate là, sembra non lo so cosa dire, ha una forma di punta, una specie di punta così, ma è scura, sembra un fumo, sembra una nuvola. Ma andiamo nel Tennessee, USA, 2023 ovviamente. Guardate un po' questo ragazzo cosa filma, perché lì lui dice che ne vede tanti, quindi ha messo questa camera lì in... Guardate, avete visto l'oggetto che è passato? Guardate! Guardate l'evoluzione che fa! Quindi mette questa telecamera lì, ferma tutta la notte e filma, e riesce a catturare queste immagini. Guardate là! Guardate quell'oggetto! Si è fermato di botto, poi questo oggetto, guardate! Guardate, avete visto lo scatto? Poi torna indietro. Mamma, raga, questo è pazzesco, raga. È pazzesco sto filmato. Ma voi avete visto la velocità in cui vanno? Cioè, è mostruoso. Vabbè, ritorniamo su un aereo. Su un aereo che sta andando a Londra, o sta tornando da Londra, boh, non lo so dove va. Comunque, questo ragazzo filma quest'altro oggetto molto strano dal finestrino. Molto strano. Sembra una stella, no, una sfera. Purtroppo riescono a fare quel pezzettino giusto in tempo. Sicuramente avranno anche un po' di disagio nel prendere il telefono e filmare qualcosa. Sicuramente avranno anche vergogna a dire agli altri passeggeri: oh raga, guardate un UFO. Sicuramente poi sarà... Penso che avete capito di cosa parlo. Alcune persone filmano in silenzio. Vabbè, dai, ritorniamo per terra. Occhio a questo autista cosa filma dalla sua dashcam della sua auto. Raga, a mio parere sembra un asteroide, sembra una stella cadente, come la vogliamo chiamare, che scende. Però non lo so. Non dovrebbe lasciare una scia dietro, se era una asteroide, una stella cadente, una cosa simile. Voi non credete? Io penso che... Ma sicuramente Davide, ma finiscila, sicuramente sarà una stella cadente, ma quali UFO, non so... È una stella cadente, dai. Poi, ditemi la vostra, ovviamente, che... Ok, dai, ritorniamo su un volo per gli USA. Occhio qui, guardate questo qui, questo è bello bello questo qui, guardate là. Ora sicuramente ci sarà qualcuno, e sicuramente uscirà qualcuno che dirà: sarà un riflesso sul vetro. Giusto? Guardate là, quello per voi è un riflesso. A me sembra proprio un oggetto solido, metallico.
che sta al di fuori dall'aereo, non all'interno dell'aereo. Poi, boh, darsi che mi sbaglio. Vabbè, andiamo avanti. Ritorniamo negli Stati Uniti 2023. Guardate questo qui, questo pure è molto bello, questo filmato. Guardate quell'oggetto. Raga, voi dovete vedere i movimenti che fanno, perché sono movimenti incredibili. Come dire. Comunque, precisiamo una cosa, ci sono dei droni che davvero ho visto anche su YouTube qui che vanno in una velocità mostruosa, può darsi che sarà qualcuno che si diverte, ma io guarda, io dico tutte le opzioni, non è che ogni cosa che vediamo ora stasera sono extraterrestri, per l'amor di Dio, Guardiamo un po' più in zoom, occhio, guardate il movimento e lo spostamento che fa. Ora si blocca, poi riparte in alto, poi scende e poi curva e gira a sinistra, poi riscende. Raga, fa davvero dei movimenti... Ecco, adesso il ragazzo ha perso l'oggetto. Eccolo lì, è riapparso in aria. Guardate, avete visto cosa ha combinato quell'oggetto? Vabbè, dai, ritorniamo su un aereo e andiamo su un volo sull'Algeria 2023. Guardate qua, questo ragazzo cosa filma? Guardate dal finestrino, ma io dico una cosa, ma sto finestrino di questo aereo, ma non li puliscono, cioè io vedo tutta ste macchie vicino, è una cosa incredibile, o sarà sporco fuori, avrà piovuto, che ne so, guardate il movimento, ma avete visto il movimento, rivediamo, guardate da fermo, a poi come fa lo scatto che va velocissimo. Guardate un po', aspettate. Occhio. Questi sui filmati che mi fanno impazzire. Guardate, sembra un disco volante quello, no? Guardate come si muove. Avete visto? Sembra un piatto sospeso in aria che fa... Poi fa quello scatto che va... Eccolo, guardate. E poi torna indietro. Avete visto? Mamma, andiamo avanti, andiamo su un vulcano in Messico, Poco Capel, spero di averlo pronunciato bene, mi raccomando, non criticatemi, 2023, questo vulcano è molto 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 visitato dai nostri fratelli, guardate, ci sono migliaia, io ho fatto anche un video, guardate là, oh mamma, avete visto? Io ho fatto anche un video al riguardo su questo vulcano e non solo questo vulcano, anche su altri vulcani, di tutti questi avvistamenti che vengono fatti, vengono ripresi lì. Avete visto l'oggetto, il movimento che ha fatto, raga? È partito da zero a fare... Eccolo, adesso ritorno. Ritorniamo su un aereo dove, non lo so, c'è questa ragazza che prende il telefonino e si gira intorno per far vedere che è su un aereo, abbiamo capito, e filma questo oggetto lì, eccolo lì, e questo è lo stesso di prima, avete visto? È lo stesso oggetto di prima, soltanto che è un'altra persona nell'aereo che sta filmando, avete visto? Quindi non è solo quel ragazzo che ha fatto il video, anche questa ragazza. A me sembra lo stesso oggetto. Sembra. Ora non so di preciso, di sicuro se erano sullo stesso aereo. Questo non ve lo so dire con certezza. Andiamo avanti, andiamo in Messico. Occhio qua, guardate questo qui. Pure è molto bello questo filmato, perché questo filmato, questa sfera luminosa... si ferma lì e questo ragazzo vede questo oggetto e dice ma che cos'è? È una cosa strana, vedete? Avete visto quanto è lontano quell'oggetto? Vediamo un po' più da vicino, zoomiamo al massimo, occhio, adesso il ragazzo zooma ancora più lui e vediamo un po' più l'oggetto. Purtroppo raga, quando si zooma troppo
Ecco cosa succede. Si sgranano le immagini, i pixel si perdono e buonanotte. E finiamo di fare un pasticcio, perché già i video fanno quello che fanno. Non voglio dire parolacce perché non mi piace. Però noi ci mettiamo anche il nostro, perché più zoomiamo e più boom. Ecco, guardate un po' questo oggetto, quell'aereo. Raga, se guardate sulla sinistra c'è quella pallina, vedete? Quello è un registraschermo. Per questo a volte vi dico, perché arrivano questi filmati sempre sfocati? Perché ci sono alcune persone che quando si scaricano i video, li scaricano una schifezza. E quindi a me mi arrivano così, e io ve li faccio vedere così, e quindi l'originale va a perdersi, capito? Perché poi uno vuole fregare l'altro, capito? Com'è? Uno pubblica il video. Vabbè, torniamo al video. Avete visto il caccia e l'oggetto che è passato? Bello. Andiamo avanti. Gennaio, siamo in Louisiana qui. Questo qui adesso vi farà arrabbiare, sicuramente mi direte che qua mi darete addosso, sono sicuro, perché è troppo bello per essere vero questo filmato. Eccolo lì, guardate, ma dite vabbè, può essere vero, però adesso guardate un po' cosa fuoriesce da sotto quel velivolo, una sfera che va vero. Perché non può essere vero questo filmato? La cosa che io dubito su questi filmati è che può darsi che a me, io sono riuscito a prendere questo pezzettino. Magari in giro ci sarà un video più lungo, ma poi la persona che ha fatto questo video ha tagliato quel pezzettino. Vabbè, boh. Andiamo avanti, guardate un po' questo pilota mentre è nella cabina del suo aereo, ovviamente. Nota una strana tempesta in lontananza, ma guardate là. Avete visto? Mentre filma con il suo, sicuramente sarà l'ecopilota, perché l'ecopilota viaggia sulla destra, mi sbaglio, e il pilota sulla sinistra. Eccolo lì, guardate un po' cosa riesce a filmare. Guardate, sembra un oggetto che scende dal cielo e va verso il basso. Guardate, e fa un buco. Mamma, mamma. Rivediamo, aspettate, rivediamo. A rallenti, guardate. Avete visto il colore di quell'oggetto? Che colore sarà per voi? Io porto gli occhiali. Sarà, che cos'è? Un rosa quello? Non lo so, è un blu. Guardate, è pazzesco, raga. Avete visto cosa ha filmato questo? Guardate, sembra che ha lasciato un buco nelle nuvole. Occhio, andiamo avanti, andiamo in Russia. Questo pure è molto bello, questo filmato. Guardate un po', il telefono fa un po' fatica a mettere a fuoco, perché raga, è di notte, nel cielo, solo quel puntino, i telefoni ovviamente fanno un po' fatica. Ecco, questo non è contento, zoom ancora, e non è l'oggetto in questione questo qui, perché qua non siamo messi a fuoco, perciò l'oggetto non è così, ok? Non pensate che questo è l'oggetto in questione, questo non è a fuoco. Ecco, guardate, il ragazzo crede che questo sarà l'oggetto reale, ma non lo è, perché la camera non ha messo a fuoco, perché è troppo vicino. Не знаю, что Infatti, это. se torna indietro, Это в poi. небе. Secondo voi questo è messo a fuoco? Io credo di no. Credo che questo oggetto non è la forma sua, non è la sua forma questa, sarà diversa. Ecco, ritorniamo indietro, eccolo lì. Guardate, avete visto? È tornato indietro e è ritornata piccolina, ovviamente. Poi ha messo a fuoco. Ovviamente si ingrandisce, ma non mette a fuoco il telefono, occhio, devi mettere a fuoco lentamente, mio caro. Se tu zoomi a bomba, il telefono non gli dà il tempo di mettere a fuoco. E quindi ecco qua cosa succede. Avete visto come ha fatto l'immagine? Pum, si è allargata di botto. È normale, tu il telefono non gli dà il tempo. Quando vi fa questo effetto qui, vi do un altro consiglio. Tornate tutto indietro un'altra volta e poi zoomate piano piano. Che il telefono, la camera, mette a fuoco l'oggetto in questione. Ma se voi prendete. Vroom,
È normale che il telefono non ce la fa, non ce la fa, e quindi ecco qua il risultato. Ora non stiamo guardando l'oggetto proprio, perché non è così l'oggetto, la sua forma. Questo è fuori fuoco, fuori fase. È tutto fuori sto filmato. Però è molto bello perché, ragazzo, mannaggia, se eri un po' più bravo a mettere a fuoco, mannaggia, magari vedevamo qualcosa di molto più interessante. Mannaggia, 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 ragazzi. Ma sicuramente lui è convinto che l'oggetto è così, quello che ha filmato. Perché se aveva capito che non era messo a fuoco, ecco, poi torno indietro un'altra volta, vedete? Eccolo lì, hai visto? Vabbè, dai, andiamo avanti. Siamo stati già troppo su questo filmato. Andiamo avanti, dai, andiamo su un altro aereo. Aereo, Spagna. Occhio, guardate, due sfere che passano, sono cerchiate quelle, non è che la sfera è bianca, ci sono dei puntini all'interno. E poi zoom, passa questo qui in una velocità incredibile. Rivediamo, eccolo. E poi passano quegli altri due oggetti che poi ovviamente voi non siete riusciti a vedere perché sono troppo piccoli, quindi io ve li ho segnati con il trasparente. Avete visto? Avete visto quello lì come va? Andiamo in zoom. Zoom, zoom. No, 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 scusate. Abbiamo già visto il video. Qui siamo in Giappone, 2023. Guardate un po', questo che filma quell'aereo, c'è qualcosa che lo insegue. C'è qualcosa, c'è un oggetto che insegue quell'aereo. Guardate. Guardate attentamente perché eccolo lì dietro, dietro, ecco, guardate come si sposta sulla sinistra dell'aereo e va, cambia direzione, va per i fatti suoi. Non siete riusciti a vederlo? Ok, adesso ve lo cerchio per farvi vedere meglio l'oggetto. Guardate, occhio. Adesso ve lo cerchio, siete pronti? Eccolo lì, guardate. Guardate come si sposta e va dietro le nuvole. Poi, ecco, poi riappare lì, eccolo lì. Sta inseguendo proprio l'aereo quell'oggetto, raga. Chissà i piloti quanti ne vedono veramente ogni giorno, e sicuramente purtroppo, ahimè, sono costretti al silenzio perché poi giustamente si giocano il posto di lavoro. Sicuramente non possono, sono stati obbligati, diciamo così, a non parlare. Eccoci giunti alla fine del video anche questa sera, miei cari amici e amiche. Allora, non andate via, aspettate, perché voglio parlarvi di una cosa che sto mettendo su un nuovo video che sto creando, che uscirà la prossima settimana. Ragazzi e ragazze, allora vi spiego cosa sto combinando. Cosa ho combinato? Allora, in pratica stavo sul TikTok, conoscete tutti quanti ormai questo social, e mentre guardavo i video, le dirette delle persone che stanno lì, ho detto: oh, gli faccio una domanda, vediamo che mi rispondono. Credi nella vita extraterrestre? Raga, ne sentirete delle belle. Perché la prossima settimana io manderò in onda questo video di tutte quelle persone che mi hanno risposto a questa domanda. E credetemi, raga, oh nonno, non vi spoilerò niente, non vi dico niente perché la prossima settimana vedrete il video. Volevo fare una cosa nuova. Ci vediamo venerdì prossimo perché, raga, sono morto dalle risate io, guarda, credetemi. Ok, dai. Ci vediamo venerdì prossimo con un altro nuovo video e mi raccomando, come vi dico sempre, ogni settimana, occhi al cielo. Ciao!